era un progetto che io all'inizio non avevo preso in considerazione. Ho detto a Pietro: guarda Pietro, non ho nessuna intenzione mentre fa una nuova serie dopo aver fatto tanti anni di distretto. E poi così parlando c'era venuto in mente l'idea che potesse essere Ardenzi il personaggio del distretto di polizia a tornare dopo 10 anni di Dia di Palermo a Roma con la sua storia, con quasi 10 anni di più. Quello che diceva Lughetti sulla possibilità di raccontare delle storie a lungo raggio, è proprio questo, che magari c'hai un flashback dove ti rivedi. Io ho visto delle foto mie con Carlotta Anatoli della prima serie, era 15 anni fa, e quindi è stato, a quel punto è diventato interessante in questo senso. Mettermi proprio i panni, sai, le scarpe comode, come diceva, le scarpe vecchie, e con una nuova squadra, con una nuova vita, sono separato, ho questa figlia che ormai è ventenne, fa l'università, c'è un rapporto turbolento, ma insomma, e i casi di puntata, compreso questa linea secondo me molto interessante, che è quella del mio amico, che in realtà dalla prima puntata capiamo che è nero, proprio il genio del male, è colluso, è tossicodipendente, è un bandito, vero? Ci metto un po' di puntate, ma alla fine me ne accorgo, e prime 4-5 no, lo tratto come un amico. E questo è anche il bello di una serie televisiva, la logica poi dell'attore, cioè, serve a poco, è un racconto a parte la serie televisiva. La risposta è facile, credo che Borsellino mi abbia fatto diventare anche un uomo migliore, oltre che un attore più pratico. Alcune volte si incontrano dei personaggi più intelligenti dell'attore, non capita sempre, generalmente l'attore è sempre più intelligente dei personaggi che fa.